Ecco che Isacco viene ad aiutarci adesso a definire la nostra identità. Abbiamo letto ieri e lo rileggiamo ancora oggi quel passo. Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Ci sono qui tre generazioni, c'è padre, figlio e poi diciamo nipote, le tre generazioni. Che bello, chissà che Maria, quando all'inizio dell'anno ha detto non ve ne pentirete, né voi, né vostri figli, né i figli dei vostri figli, tre generazioni, stava citando questo passo, dicendo che Dio è il Dio della storia, e l'abbiamo visto ieri, e che non benedice una persona, ma benedice il passato e benedice il futuro. Il passato e il futuro, sì, perché noi stiamo vedendo la figura di Isacco. Isacco ha un padre, arriva da qualche parte, arriva dal padre, il Dio di Abramo. E lui stesso, Isacco, diventerà padre ed è il Dio di Giacobbe. E in mezzo c'è lui, c'è proprio Isacco. Abbiamo visto l'altra sera che di Isacco, di lui c'è un capitolo solo, Genesi capitolo 26. Ma in questa figura c'è il tutto, ci sono varie chiavi di lettura che possono aiutare me e te per ottenere maggior salvezza, per ottenere maggior grazia. Noi vogliamo questa mattina, in questo momento, definire queste tre identità di Giacobbe. Giacobbe è figlio e Giacobbe diventa padre, ma per diventare padre, Giacobbe è sposo. Ognuno di noi, come Isacco, ha queste tre identità: figlio, sposo, padre, figlia, sposa, madre. È interessante questa cosa. Noi arriviamo da qualche parte e produciamo qualcosa. In mezzo ci siamo noi. Ed ecco questo sposalizio. Come si dice, quella persona ha sposato quella causa, si è legato a quella cosa. La Chiesa viene chiamata anche la sposa di Cristo e solamente se è sposa di Cristo diventa feconde. Allora, tutti noi arriviamo da un passato, c'è un padre, c'è qualcosa che ci ha generati, che ci ha creati. Non ci siamo fatti da soli, senza Abramo Isacco non ci sarebbe stato. Ma c'è stato un Dio di Abramo, un Dio del nostro passato, che ha fatto sì che io e te ci fossimo. E Dio vuole essere il Dio del nostro futuro, il Dio di Giacobbe. Sì, ci sarà un futuro, la storia non finisce con noi. Che bello, c'è un futuro. E noi siamo qui in mezzo. Ed ecco la seconda identità, quella assolutamente necessaria per tutti noi, la nostra realizzazione, la nostra vocazione. Se volete, lo sposalizio è comprendere lo scopo della nostra vita. Noi siamo sempre figli, veniamo generati, difatti diciamo Padre nostro. Noi siamo sempre figli, ma in questo essere figli poi c'è questa è la seconda vocazione, il diventare sposi, il trovare la nostra identità. Questo capitolo 26, il trovare la nostra dimensione sulla terra. Perché solo così, se la troviamo, diventiamo padri, diventiamo madri. Come si fa a diventare padri e madri se non c'è un altro con il quale ci uniamo e produciamo? Io e te, caro fratello, cara sorella, abbiamo una chiamata, dobbiamo scoprire lo scopo della nostra vita, la nostra identità e vivere quello. Anzi, solamente se viviamo quello noi siamo fruttuosi. Perché il frutto, quello che viene, il figlio, il frutto della pianta, viene dato dalla pianta. Se la pianta diventa quello che deve essere, ecco che allora produce frutto. Ecco che la pianta viene da un seme, il padre, ma poi deve sviluppare le proprie caratteristiche. Ecco che Isacco ci insegna queste cose. Ci sono tre generazioni, ci sono tre identità dentro di noi e Dio vuole che si realizzino tutte, che si sviluppino bene. Dobbiamo tornare a essere figli. Figli di chi? Figli di Dio. Forse dobbiamo andare a guarire e purificare la nostra figliolanza, forse i nostri genitori non ci hanno trasmesso una bellezza così tanta dell'amore genitoriale e quindi forse noi siamo un po' figli con ferite,
a causa dei nostri genitori. E allora lì dobbiamo chiedere una grande guarigione. Grande guarigione al Padre, a questo Padre che ci ama immensamente, che dice non vi lascerò, non vi abbandonerò, io vi ho pensato dall'eternità, vi ho amati. Ecco che noi dobbiamo chiedere questa guarigione e trovate su YouTube la preghiera di guarigione dalle figure paterne e materne. Se volete ripristinare bene la vostra figliolanza, andate a trovare questi video, potete entrare anche sul sito www.crocifissorisorto, cercare dove c'è scritto preghiere e trovate tutto l'elenco delle preghiere fra le quali la guarigione delle ferite materne e paterne. Ebbene, se poi noi veniamo guariti, ecco che la vita si apre al nostro sposalizio, al nostro comprendere. È comprendere la nostra vocazione, che dobbiamo sposare, apprendere, prendere con noi, diventare uno con questa vita, grazie a Dio. In Cristo Gesù noi diventiamo uno ed ecco che lì allora noi poi diventiamo fecondi. Noi camminiamo nella nostra vita essendo quello che dobbiamo essere ed ecco che allora noi diventiamo genitori, diamo vita a qualcosa, diamo vita a qualcuno. Tutti noi siamo chiamati a diventare padri e madri. Tutti noi, avendo uno scopo nella vita, diventiamo fruttuosi. Ma ritorniamo quindi al fatto che noi siamo fruttuosi se siamo in una buona relazione con Cristo, quindi con la nostra vocazione, se viviamo questa nostra identità, lo scopo della nostra vita in Cristo Gesù. Se è così, viene da sé che diventiamo padri e madri, diventiamo fruttuosi. Isacco ci insegna oggi queste tre generazioni, queste tre identità che sono in ognuno di noi. Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Vogliamo tornare, o Signore, al Dio di Abramo, i nostri genitori. Noi proveniamo da lì. Proveniamo da un passato, Signore, che molte volte è ancora dentro di noi. Molte volte ci sono ancora delle ferite, dei traumi in noi. E questo molte volte lavora nel nostro presente e blocca il futuro. Vogliamo quindi, Dio di Abramo, presentarti il nostro passato, le nostre ferite, il nostro cuore. Scendi ancora in mezzo a noi. Vieni ancora nel nostro cuore. Scendi negli inferi che ci sono presenti, nella nostra memoria, nei nostri ricordi. Scendi perché il nostro futuro sia libero, perché nel nostro presente possiamo stare bene alla tua presenza. Guarisci il nostro passato. Tu meglio di noi lo conosci. Tu meglio di noi sai come guarirci, come liberarci, come sanarci da tutto questo nostro passato. Vieni allora ancora in questo momento, manda il tuo Spirito Santo, Dio di Abramo, in modo che possiamo essere guariti. In modo che l'Isacco sia guarito. Noi siamo figli del sorriso, figli dell'amore. E come Isacco dobbiamo scoprire la nostra chiamata. E come Isacco anche noi affrontiamo la nostra esistenza, ma con il tuo aiuto, con la tua grazia, Spirito Santo. Noi vogliamo vivere il presente con te, scoprire lo scopo della nostra vita, entrare nel tuo disegno, fare la tua volontà, vivere la tua divina volontà. Sì, vogliamo vivere la tua divina volontà dal mattino alla sera e anche durante la notte. Vogliamo stare presenti a te, o Cristo, così diventiamo sposi, così possiamo dire Amen alla chiamata. Tu chiami ognuno di noi a diventare fruttuosi. E se noi rispondiamo Amen, ecco che avviene questo sposalizio. Avviene questa unità con te. Si sblocca la potenzialità che c'è in noi. Tutti i doni, i carismi, tutta la tua bellezza, la tua potenza, Cristo, che hai in noi, viene a galla. Ed eccoci, il Dio di Isacco. E di conseguenza ci sarà un Dio di Giacobbe. Ti benediciamo già in questo momento per il nostro futuro.
un futuro che grazie a te sarà ancora fruttuoso, sarà benedetto, sarà benedicente per tante altre persone. Noi ti benediciamo, Dio di Giacobbe, perché camminerai con noi nel nostro futuro. Qualunque cosa avverrà nel mondo, avverrà nella nostra vita, tu ci sarai. Tu continuerai ad accompagnarci giorno dopo giorno, attimo dopo attimo, situazione dopo ogni situazione, tu ci sei e tu ci sarai. E grazie a te, porteremo ancora frutto fino all'ultimo momento. Anche gli anziani saranno rigogliosi e porteranno ancora frutto. Come scritto nell'Apocalisse, portano frutto 12 mesi all'anno. Grazie a Dio. Grazie a me si trova frutto in te, dice la tua parola. Grazie, grazie, grazie. Grazie Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, che ci rendi vittoriosi e fruttuosi in ogni situazione. Amen. Allora il Dio dei nostri padri, il Dio nostro e il Dio dei nostri figli è con noi. Il Dio che guarisce il nostro passato, che lavora nel presente e che ci apre quindi delle porte per il nostro futuro, è con noi e sarà con noi durante tutta questa nostra giornata. Isacco ci insegna ancora tutte queste belle cose che sono delle chiavi di salvezza. In noi ci sono tre identità, perché ci sono tre generazioni, padri, figli e futuro e nipoti. Dio vi benedica grandemente, vi guarisca ancora del vostro passato, vi benedica nel presente e vi dia uno sguardo speranzoso e fiducioso per il futuro.